Già lo sappiamo che la fototrappola spesso ci racconta di un mondo che non conoscevamo, pur essendo lo stesso mondo in cui viviamo quotidianamente. Dell'innamoramento già sapevamo da mo', però anche grazie a questo apparecchio scopriamo dettagli dell'amore di testa e dell'amore di pancia. Ringrazio sin d'ora Biandaia e Poiana, Libellule e Farfalle, che rendono un po' più semplice questa impresa ardua esplicativa. Questione di lana caprina, dicevamo, poiché anche noi stessi, umani o quasi, alle volte amiamo più di cervello, cioè con maggiore razionalità e logica, e a volte invece prevalentemente di addome, cioè più istintivi, ormonali, spontanei, ammesso che amore e razionalità siano in qualche modo compatibili tra loro. Non solo. Molto spesso lo stesso individuo ama a volte in un modo e a volte nell'altro, a seconda dell'età, del suo stato d'animo, del partner che incontra, della circostanza, del contesto, eccetera, eccetera. Meglio quindi che io abbandoni in tutta fretta l'argomento, visto che, come è noto, ogni ragionamento sull'amore finisce con l'ucciderlo. Nonostante quindi Libellule e Farfalle, non ho altro da aggiungere su questo re dei sentimenti che è fatto di un tutto, ma un tutto che è nulla, ma un nulla che è tutto.